come ti chiami? Bianchi Luca. Da dove vieni? Napoli. E come mai a Monte Sant'Angelo? Perché sono sposato con una di me. Ti piace Monte? Il paese è bellissimo, è troppo bello. Cioè, ti trovi bene? Io mi trovo bene. Anche se è un paesino così. Si mangia bene? Mangiare, diciamo, io non so proprio ferrato sull'argomento. Okay. Però si mangia bene. I torcinelli e i panzerotti sono buonissimi. Questi l'hai fatti tu? Tutti io, sì. Compreso le cornici. Con che hai usato? Per le cornici polisterolo, per i disegni carboncino. Diciamo, il tuo stile è giapponese? Manga giapponese, sì. Quelli là sono... Io sono appassionato. Pure San Michele è giapponese, no? Sì, me l'ho fatto nello stile manga. Questo manga cosa vuol dire? Manga sarebbero i fumetti in Giappone. E tu leggi molti fumetti giapponesi? C'ho 5-6 serie complete. Com'è? Anche DVD di serie Goldrick, Mazinga. E come mai ti piace il Giappone? Perché lo stile di disegno mi piace. È lo stile che mi appartiene di più, diciamo. Quindi questo hai fatto tutto tu, questa mostra? Tutti, sì. Questa è una piccola galleria o...? È un'esposizione, una piccola esposizione. Sì. Bella. Con l'aiuto di Michele Notarangelo, che mi ha fatto avere il posto qui. Del Vomero? Sì. E com'è il Vomero? È un bel quartiere di Napoli, sì. Diciamo il quartiere, dicono più in di Napoli. Ma... Sarebbe anche la funicolare? Sì, anche con metropolitana. Quindi c'è anche Monte Sacro come... Cioè sia Monte Sacro e sia Monte Sant'Angelo, due strade di Napoli che si chiamano così. Monte quindi... Sant'Angelo, sì, mi ricordo che ci sta. Ah, quindi Monte Sant'Angelo è vicino a Monte Sacro? No, Monte Sacro sta a Secondiglia, diciamo al centro storico. I guatti di Spagna, quelli già. E di Napoli cosa ti manca? Di Napoli, mia mamma, mio fratello. Diciamo. Ci vai spesso a Napoli? Sì, due o tre volte all'anno. Sì. In macchina o in pullman? No, vado col pullman. È facile. Tranquillo, mi si. Ciao. E mi sveglio al bordo. Va bene, grazie Luca. Grazie a voi.